Il 18 marzo del 1314 Jacques de Molay, ultimo gran maestro dell'ordine dei Templari, viene condannato a morte e messo al rogo. Jacques de Molay, come moltissimi, quasi tutti gli altri Templari, era stato arrestato in seguito ad un messaggio inviato nel settembre del 1307 dal re di Francia Filippo V, Filippo il Bello, con il quale invitava chiunque nel regno a denunciare o arrestare i cavalieri templari presenti in Francia. L'arresto su larga scala avvenne nel giro di una notte tra il 13 e il 14 ottobre. Quella notte vennero arrestati e massacrati tantissimi cavalieri templari, vennero sequestrati loro tutti i beni e ovviamente l'ordine fu messo fuori legge. I prigionieri, gli arrestati, furono imprigionati e torturati per settimane o mesi finché non confessarono i propri crimini, ovvero blasfemia, eresia e idolatria. Ed è proprio l'idolatria l'elemento più interessante di tutta la vicenda, perché erano accusati di venerare una divinità pagana, un certo Bafometto o Baphomet, che, secondo alcuni studiosi, non sarebbe in realtà una divinità pagana, ma semplicemente una distorsione linguistica del nome di Maometto. In pratica, i templari si sarebbero convertiti all'Islam. Dunque, in seguito a queste confessioni, anche il Papa Clemente V autorizzò l'arresto e mise fuori legge, scomunicando l'ordine dei Templari, sciogliendo i Templari, autorizzandone quindi la confisca dei beni in tutto il mondo cristiano. Tuttavia, potrebbe, e quando dico potrebbe, dico che molto probabilmente non fu di natura religiosa il motivo dello scioglimento dell'ordine dei Templari e degli arresti, ma di natura politica ed economica. A far sospettare questa cosa è il fatto che Baphomet potrebbe essere Maometto e quindi perché i protettori della cristianità si convertono all'Islam. Non ha senso questa cosa. Anche perché poi l'Islam proibisce la venerazione e l'idolatria. Voi, cosa stiamo dicendo? Non lo sappiamo, però è meglio arrestarli. Perché nel corso della loro presenza in Medio Oriente i Cavalieri Templari erano diventati molto influenti, molto potenti, soprattutto avevano acquisito grandissime ricchezze, avevano prestato poi soldi a gran parte della nobiltà europea, tra cui anche la famiglia di Filippo il Bello, e soldi che Filippo non aveva, non poteva restituire, quindi era debitore nell'ordine dei Templari. E perché restituire dei soldi quando posso mettere fuori legge quella persona che mi ha prestato dei soldi, sciogliere il suo ordine e levarmi i pensieri, quindi l'arresto dell'ordine dei Templari e tutto ciò che ne è nato successivamente potrebbe non avere natura religiosa, ma economica e politica. Insomma, l'ennesimo caso in cui viene utilizzato il pretesto della religione per motivi che sono tutt'altro che religiosi.